Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Siamo arrivati nella parte finale del Bosco Mistico, dato che la scorsa volta abbiamo cominciato questa bellissima avventura in questo posto meraviglioso per venire a prendere l'ultima spada che ci rimane. Il luogo è sorvegliato da Bai Hu, che è una tigre bianca che c'è stata fino ad ora alle costole. Poi però ho preso una testa di cavallo, che non era nel letto per fortuna, se no si è cambiata le lenzuola, e ho corso i 100 metri in 5 secondi netti. Quindi ora manca da superare quest'ultima radura e poi possiamo stare tranquilli perché Bai Hu non ci disturberà più. Vi aspettavate la rima con Pu? Invece no. E stai buono. Ecco. Ora che siamo arrivati qui dovremmo. Ecco, sì, ci siamo. Praticamente quello era l'ultimissimo punto di non farsi vedere dagli yokai. E eccoci qui. Acqua. Yes. Guarda quante canne di bambù. Le canne di bambù, se non date loro un freno, crescono e si moltiplicano a dismisura. Guarda qua. Anzi, queste sono poche a dire il vero. Queste sono addirittura poche. Dovrebbero essere molte di più, visto che non hanno un freno. Davvero, anche in Animal Crossing è uguale alla realtà. Per questo è un bel gioco Animal Crossing. Dai, prendiamo sta ultima lama e via. Eccola, finalmente l'abbiamo trovata. Ecco la celebre spada di Bai Hu. È stata una vera faticaccia, ma alla fine ci siamo riusciti. Anche qui facciamo le ombre strane come leggende. No, per favore. Ah, sono stanchissimo. Meno male che siamo ancora tutti interi. Ci pensate, ragazzi? Ora finalmente abbiamo tutte e cinque le spade. E che succede adesso? Avete davvero intenzione di prenderla senza combattere? L'idea era quella. Ti do un consiglio, però. Non ti conviene combatterci, amico mio. Io e squadra ho uno yokai abbastanza cattivo. Ah, che abbiamo qui? Un gruppo di umani e anche un oni. È un po' che vi osservo, sapete? Ah, quindi lui era. La tigre era la sua incarnazione. Benvenuti nel bosco mistico. Ma ora basta con i convenevoli. Ora è tempo di fare sul serio. No, aspetta, noi siamo veramente qui per chiederti quella spada. Dico davvero. Beh, non è che uno si fa una strada del genere per andare lì e dire, ma sai, quasi quasi no. La vogliamo solo vedere. Non ha senso. Mi dispiace ragazzina, ma non posso consegnarvela come se niente fosse. Solo coloro che riescono a sconfiggermi possono brandire la lama degli abissi. È come se fosse una specie di maledizione sulla spada. Devi sconfiggere il proprietario per poterla poi usare. Bene, sappi che noi non abbiamo intenzione di fuggire. Ascolta, Bai Hu, abbiamo già ricevuto il potere di Zuke e Xuan Wu. Se deciderai di prestarci anche il tuo, proteggeremo il mondo da vuoto oscuro. Vuoto oscuro, hai detto. Capisco. Quindi Zuke e Xuan Wu hanno riconosciuto la vostra forza? Eccolo. Perché non la finisci? Se non vuoi collaborare, basta che lo dici. Io devo pensare a salvare il popolo Oni. E sono disposto a tutto pur di riuscirci. Perciò, consegnaci subito quella spada, Bai Hu! Sembra che il piccolo Oni si sia arrabbiato. Cazzatissimo lui. Molto bene, allora. Se volete che vi consegni la lama degli abissi, allora dovrete venire a prenderla. Forza, fatevi sotto! Bello. Ship. Interessante. Questo da giocare su PS4 era tipo 100 volte meglio. No, Zuke, mi piace più Zuke. Perché qua il lag, ragazzi, è una rovina di sto gioco. Ma ha fatto uscire bambù? Bello. Wow, quanto è cattivo! Mamma mia! Chi è che stava già male? Oh! Però le sacagnate ce le prende, eh. Sì, però Cole. Un ultimo attacco, Cole. Oh,
Ok. Dai. Goemon, vai. Bello, però non abbastanza. Ah certo, ha il cooldown. È colpo di Zanni, si teletrasporta anche. Hai capito? Vai, 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 sono pronto, sono pronto! Eccolo, Minamoto! Ero un po' lontano, mi sa. Ero un po' lontano, mi sa. Allora, cambiamo con Bruno, che Bruno ha delle buone abilità. No, ho sbagliato. In effetti è molto forte. No, così non va. Non possiamo pareggiare una velocità simile. Che seccatura. I miei complimenti, umani. Siete più in gamba di quanto immaginassi. Purtroppo per voi, però, non mi avete ancora convinto del tutto. Vai! No, Bruno! Tutto bene, Bruno? Quello era un attacco a sorpresa. Avrai iniziato a fare sul serio e sei ancora più forte di così. Non possiamo Akala, Akala, dai che torna. Dobbiamo continuare a lottare. Se solo avessi più potere. Ascoltami, Akala. Si trasforma! E diventa la forma quella rossa. Non mi ricordo il nome, però è quella fighissima. Quella luce, vuoi dire che la sciabola del tuono è tornata come prima? Bravo, Cole! Sembra che Akala ti abbia ascoltato. Speriamo. No, il bimbo no. Una dormita coi fiocchi, non c'è che dire. In effetti, cosa? E questo sarebbe Akala? Ma che diavolo gli è successo? Sei davvero Akala? Che domande, certo che sono io. Ecco a voi il grande Akala. Grande. Di statura no. Non è possibile, vero Akala? È un adulto, tu sei solo un ragazzino. E tu saresti Akala. By who? Ma sì, tu sei quel by who. Ce ne sono altri. Li conoscete già? È normale, dopotutto sono due spadaccini. Lo conosco e come? Ma non ti sfiderò, al momento non sei che un bambino. Come ti permetti? Non chiamarmi bambino! Se si tratta del vero Akala, non è un bambino qualunque. Ma resti comunque più piccolo della tua forma originale, che ti piaccia o no. E questo lo so anch'io, cervellone. Infatti, io sono Akala bambino. Bene, d'ora in avanti potete chiamarmi semplicemente Akala. Si risparmia tempo. Se lo dici tu. Non mi aspettavo una simile trasformazione da parte tua. Mi chiedo se tutto questo c'entri qualcosa con la sciabola del tuono. Tu dici? Proviamo a vedere se funziona. Credevo di averla riparata. Con il pensiero? Ehi, Akala. Per ottenere la lama degli abissi avremo bisogno della tua forza. Se pensate che un ragazzino possa spaventarmi, vi sbagliate di grosso. Come? Prego, devo ricordarti chi è che perde sempre contro Xuan Wu? Che impertinenza. Aspetta però. Se lui perde contro Xuan Wu, allora siamo più forti noi. Teoricamente e anche praticamente. Forza, vinciamo allora, dai. Ascoltatemi. Ho deciso che io, Akala bambino, vi presterò il mio potere. Perché dovevamo anche chiedertelo di prestarcelo, no? Bene, Baihu, fatti sotto. Ti faccio vedere io chi è il ragazzino qui. Sappi che non ci andrò leggero con te, anche se ora sei un po' pante. Magari era più forte da ragazzino che non da adulto? Le persone raggiungono il picco del loro potere in età diverse. Non per forza adulto vuol dire più forte. Oh no, si è ripreso. Calmati, calmati. Cole non è carico neanche per sbaglio. Attenderà un po'. Dov'è? No,
Vediamo un po'. Buono. Voglio un attimino vedere cosa posso... Ah, sta proprio lì... Ah! È proprio lo yokai, non è... Non è che possiamo trasformarci. Ma allora, scusami. Mi curo ora. Non fa niente. Curiamoci tutti, curiamoci, vai. Niente. Quello sì, ho sbagliato. Colpa mia. Lo fa una cosa, ma ho sbagliato. Come l'incanto di grazia? A parte che stanno picchiando loro malissimo l'avversario, dov'è? Dov'è? Quello? Ok, l'ha preso. Soldi, no, soldi no. Io odio soldi, cioè no. Nel senso, non è che odio soldi, ma odio in un gioco non sempre servono i soldi. Sarebbe più l'esperienza che altro. Madonna, mo con attacco totale ti sfascio proprio tutto, È stata più veloce con Akala bambino che non... Cioè, nel senso, Akala bambino non mi aspettavo così devastante. Bene, 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 mi piace. 1079, fregate! Con il bonus dell'esperienza... Cioè, prendevo il bonus esperienza, erano 2000 rotti. Non male, mi piace. Oh, questa la andiamo a vendere se non serve per il rango S, perché non so il rango S cosa richiede qui. Allora, sarebbe fantastico. Me la tengo magari poi a endgame, vedo se serve per il rango S, come nel 3. Tremendo. Però, mi avete sconfitto alla fine. I miei complimenti, umani. E in quanto a te, Akala, bravo, hai dimostrato di non essere un bambino. Ma certo che l'ho dimostrato. Ti avevo messo in guardia, ricordi? Ma perché si scalda tanto? Ha vinto, giusto? Bene, il mio lavoro qui è finito. Finalmente posso tornarmene a casa. No, sono davvero stanco. Questa lotta mi ha sfiancato. Bene, ci si vede in giro. A presto. Caspita, se ne è andato in fretta. È tornato allora. Che se la mette in tasca, è una biglia. By who? Ora saresti disposto a prestarci il tuo potere? Oh, ma certo. Chi sono io per andare contro i vecchi? Oh, stai buono che se ti sentono. Contro i vecchi Zuke e Xuanwu. Fantastico, grazie mille. Anche se dire vecchi non è necessariamente dispregiativo. Vecchio, per vecchio si può anche intendere una persona che conosci da molto tempo. O una persona non proprio più sui 20 anni. Non per forza è usato in termine dispregiativo. E poi anche noi spadaccini stiamo indagando su Vuoto Oscuro. Il suo virus sta colpendo sempre più yokai. E noi siamo preoccupati. Hai già causato abbastanza danni, Vuoto Oscuro. Non la passerai liscia. Molto bene, sembra che i vostri cuori siano puri, umani. Non solo. Comprendo e ammiro il vostro desiderio di salvare i mondi. Per questo motivo, lasciate che vi doni questa. Fatene buon uso. Questa è bella pure. Più una lancia che una spada, ma chi se ne frega. Sempre bella. Ah, però si chiama Lama degli Abissi, non spada. Ora è una spada. Baihu è interessante perché è veloce e forte, quindi tornerà utile sicuramente. E per te che possiedi il Watch Spirito, tieni, ti affido il mio disco yokai. Chissà che farà lui con Bruno. Sì, che bello, grazie infinite Baihu. Ora abbiamo tutte e 5 le spade, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Già. Adesso saremo finalmente in grado di risvegliare i poteri di Summer.
Alphonse dietro è contento? Ehi, Alphonse, hai qualche idea su come potremmo riuscirci? Beh, se Summer si sedesse sulla mia faccia, probabilmente, quello sta pensando. Sulla cima della montagna sacra offrite le 5 spade in dono. Questa è l'ultima frase del libro in cui venne narrato il risveglio di Shuka. Se i miei calcoli sono esatti, la montagna sacra dovrebbero essere i Monti Gemelli. Ma come facciamo a sapere quale dei due monti è quello giusto? Oh, è molto semplice. Dovremmo recarci da Zuke. Il luogo del risveglio sarà proprio la sede della prova di Zuke. Una volta giunti là, potremo finalmente risvegliare la principessa Oni. Bene, sono pronta. Forza, andiamo! Mi conviene farlo ora o farlo nel prossimo episodio? Sembra che abbiate fretta. Lasciate che mi accompagni all'ingresso. Grazie. È utile. Dopotutto non esiste io che è più veloce di me. Forza, sarete sulla mia schiena. Fantastico! Occhio a non farci cadere però, d'accordo? Fai attenzione. E tu reggiti. Grazie di cuore, Baihu. Bene ragazzi, in marcia. Ah, c'è anche l'orecchino, bello. Questo è una tigre moderna. Ottimo, abbiamo quindi fatto. Curiamoci perché sennò. Sapete cosa? Nel prossimo episodio andrò a fare il risveglio di Summer. Tanto questo episodio, quanto sarà? Un quarto d'ora? È solo per la lotta contro Baihu ed è perfetto così. Un episodio solo per il boss è ottimo. Quindi, per questo video è tutto. Nel prossimo andremo finalmente a risvegliare Summer. E ovviamente andrò avanti perché probabilmente sarà solo il risveglio di Summer, una piccola lotta all'intermezzo e poi tanti cari saluti. Quindi continuerò con il capitolo 9. Ad ogni modo in descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!